Grazie Presidente. Ci fa molto piacere scoprire oggi che destra e sinistra sono unite nel difendere il centro carni e nel ritenerla molto importante, perché insomma tralasciamo il fatto che le politiche passate, le politiche che si sono avviate dal 2005 fino a oggi, hanno portato la situazione del centro carni alla situazione attuale, quindi al trasferimento del centro carni come indirizzo politico al CAR di Guidonia e al conferimento del centro carni ad Ama. Tralasciamo questo aspetto, tralasciamo che alcuni dei consiglieri qua presenti erano presenti anche allora e ci fa piacere accogliere questo nuovo indirizzo. Tralasciamo che nella passata consigliatura anche municipale alcuni di questi consiglieri, nonostante fosse stato presentato un atto municipale che andava proprio nell'indirizzo della salvaguardia dell'eccellenza del centro carni, questi stessi consiglieri oggi presenti in aula si erano astenuti. Ci fa piacere questo cambio di indirizzo, lo accogliamo con grande positività. Ci fa piacere, noi abbiamo presentato, Presidente, una mozione, l'abbiamo protocollata quest'estate, sul centro carni, che ricalcava esattamente l'indirizzo che oggi Fratelli d'Italia ha portato qua in aula, la destra ha portato in aula. E ci fa piacere che insomma sia stato copiato questo indirizzo, perché vuol dire che è stato abbracciato ed accolto in pieno. Però volevo dire, cioè, prima di copiare magari vorrei specificare che c'è stato un motivo da parte nostra se abbiamo deciso allora di ritirare quella mozione. Semplicemente vorrei spiegarlo oggi, perché c'è una delibera che è stata portata avanti dall'Assemblea Capitolina di allora, che richiede un cambio di indirizzo dall'Assemblea Capitolina stessa e che quindi non richiede di coinvolgere direttamente la Giunta, ma impegna per competenza la stessa Assemblea Capitolina. Quindi noi all'epoca, come oggi, ripetiamo che quella mozione l'abbiamo ritirata per presentare un atto più idoneo che abbiamo protocollato lo scorso mese, che è la delibera di Assemblea Capitolina che va a modificare proprio questi punti che ha illustrato anche la destra. E questa credo che sia la risposta migliore, proprio per rassicurare il consigliere che prevarrà sul fatto che prevarrà il buon senso come atto sicuramente più idoneo, come volontà da parte della maggioranza di salvaguardare questa eccellenza, questo grande stabilimento di lavorazione delle carni, il più grande del sud Italia, e di promuovere la creazione di un mercato all'ingrosso, perché ricordiamo che questo bene, che doveva essere valorizzato da ben 15 anni, finora è in perdita perché non si è fatto nulla, non si è mosso un dito. Invece per la prima volta questa amministrazione, e quello che ci tengo a dire, ha aspettato di presentare una delibera perché ha promosso, come da linee programmatiche, un processo partecipato che si è concluso esattamente lo scorso mese, che ha dato delle linee di indirizzo che noi abbiamo raccolto in questa delibera. Ecco, quando, proprio per una questione di buonsenso, destra e sinistra si chiederanno perché oggi ci asteniamo, è proprio perché c'è già un atto che è più idoneo, più competente, una delibera che è stata protocollata, che ha già questo indirizzo. Grazie Presidente.